Allora, beh, come prima cosa, se capitiamo in teatri storici italiani dove c'è il controdeclivio, dobbiamo livellare il palcoscenico. Quindi montiamo un nostro controdeclivio per avere il palcoscenico piatto per poter montare le nostre strutture. Quindi, prima cosa, il controdeclivio. Dopo, la prima operazione è quella di montare la nostra struttura per infilare tutte le corde e preparare i tiri di scena. Dopo la preparazione della soffitta e dopo averla collocata a circa 8 metri d'altezza, cominciamo a montare tutti i ponti con le cosiddette cavalle di parcheggio ai fianchi dei ponti. Una volta montata la struttura in ferro, cominciamo a nasconderla al pubblico, quindi si monta il boccascena, si montano i celetti, si montano le quinte e sulle strutture in ferro poi si va a montare invece la parte elettrica. Io mi chiamo Carlo Colla III perché nella famiglia Colla esisteva questo discorso di dare i nomi ai figli, ai nipoti, eccetera. Io sono nato nel 1935 in Piazza Beccaria, dove esisteva e c'è ancora il Teatro Gerolamo, e mio padre è rimasto per 50 anni di lavoro al Teatro Gerolamo, dal 1906 al 57. Poi si hanno notizie fino al 1835, che loro giravano il mondo, come facciamo noi adesso. Noi siamo a Prato e settimana scorsa eravamo a Bologna e abbiamo ripreso l'antico mestiere. Quante marionette avete, ad esempio nella Ida? Nella Ida sono 250, ma esistono degli spettacoli che arrivano a oltre 300 marionette.
Quante persone è composta la vostra compagnia? La nostra compagnia adesso è composta da 12 persone. Prima Gerolamo eravamo un gruppo familiare, arrivavamo 6, 7, 8, tutti di famiglia. Adesso invece siamo di famiglia, sono io e Eugenio, che è mio cugino, e tutti gli altri sono giovani presi qui e là, a rotazione. Specialmente nei cortei ci sono decine e decine di marionette. Che e come c'era. Fate in 12 a muovere? È anche un passamano che il pubblico non se ne accorge, ma sincronizzato proprio, come un orologio. Thank you.
Cosa sta svuotando? I resti dell'incenso che vengono bruciati durante la scena. Ah, sono proprio bruciati in sì, scena? Sì, per fare l'effetto del fumo che esce. Questo è il primo Gerolamo che arrivò a Milano alla fine del 1700 ed è la marionetta per cui la città poi costruì il teatro Gerolamo in piazza Beccaria. Era animato da un marionettista che si chiamava Giuseppe Fiando, che ottenne dalla pubblica amministrazione la costruzione di questo magnifico teatro che era fatto a immagine del teatro alla Scala, in piccolo. Le marionette erano di misura differente, più piccole, e questo personaggio aveva una particolarità. Aveva in questo alloggio della mano fatto col fil di ferro un bicchiere con un filo che lo portava alla bocca e tracannava in scena un quinto di vino che al termine dello spettacolo gli spillavano da questa cavità per la recita successiva. Questo fu beniamino del pubblico milanese perché non soltanto indossava la felucca di moda napoleonica, ma rappresentava anche nei colori la bandiera francese. Per di più parlava il piemontese, che in quel momento era l'unico stato libero di tutta l'Italia.
Le marionette avevano questo compito non soltanto di essere il mass media dell'Ottocento, quindi sostitutivi di radio e televisione e i giornali nel portare le notizie laddove le notizie non sarebbero mai arrivate, ma erano soprattutto in una città come Milano lo specchio di ciò che avveniva socialmente e culturalmente nella città. E i vecchi manoscritti hanno delle interlineature della censura notevoli. Non bisognava parlare di spade che si estraevano, non sole della libertà, non saggezza dei vecchi, non parlare di obbedienza o disobbedienza. E molti manoscritti hanno proprio la striscetta di carta con la cera lacca, quindi con la impossibilità poi di toglierli. E c'era la disobbedienza però? Cioè, c'era. Il che vuol dire prima di tutto che le marionette non erano uno spettacolo per bambini. Proprio il compito delle marionette non soltanto attraverso le legnate che si trovano più facilmente nel teatro dei burattini, ma nel teatro delle marionette c'era proprio il punire con la lingua i prepotenti, i tiranni, il governo, i potenti e un certo tipo di società. La società aristocratico borghese era il bersaglio favorito del mondo delle marionette. E poi c'è l'altro Gerolamo. Personaggio che ha le scarpe consumate dalle recite che ha fatto in palcoscenico,
alle calze che sono state fatte a mano, lavorate ai ferri, con lo scalfo come si fa per gli esseri umani, ha questo abito che indossa ininterrottamente dal 1890. Lui in particolare è il Gerolamo della compagnia Carlo Colla e figli, è un'incarnazione molto più precisa filologicamente che non questo Gerolamo, perché lui indossa una precisa livrea da servo, ma usa il cappello a lanterna napoleonico per indicare che è arrivato l'illuminismo e che lui finalmente ragiona, non è soltanto un servo, mentre questo è molto lontano dal concetto della livrea. Gli spettacoli che la compagnia presenta ancora sono ricchissimi di metafore e lui ci sta a cavaliere in maniera sorprendente, perché è proprio questa sua funzione di rapporto fra un mondo di teste di legno col rapporto del mondo in cui le teste non sono, non dovrebbero essere più di legno. Oggi, in un momento in cui si usa più la banda registrata, si tende proprio ad avere tutto scritto e tutto preciso. Laddove si trovasse il marionettista assolutamente geniale, è ovvio che si va anche a soggetto. Per esempio, sia per Carlo che per me è difficilissimo ricostruire alcuni antichi manoscritti che noi abbiamo visto rappresentati dalla nostra famiglia, perché quelli che recitavano e inventavano tutto a soggetto non hanno lasciato scritte le battute. Ci sono molte occasioni in cui abbiamo con noi sia l'orchestra che i cantanti che gli attori, anzi ci capitano situazioni come a Berlino in cui i cantanti cantavano in russo, gli attori recitavano in tedesco e noi muovevamo all'italiana, che sono veramente delle grosse esperienze, grosse fatiche ma anche grosse esperienze. Il muovere o il recitare a vista è assolutamente inconcepibile per noi. Questo schermo che è il frontone del boccascena è assolutamente indispensabile, perché noi siamo funzioni e loro sono i protagonisti. Non hanno sul palcoscenico la possibilità di mutare la psicologia che si legge dai tratti facciali. Infatti il pensare alla marionetta vuol dire pensare a una scena, a un costume, a una tipologia sculturea che dicano allo spettatore quali elementi psicologici sono racchiusi in quel personaggio. Thank you.
adesso va pettinata o rimane così scarmigliata? No, si aggiustano un po' i ricci, ma non pettinandola, perché comunque lei ha questa acconciatura un po' selvaggia. E così l'ha pensata anche nel bozzetto Lila De Nobile. I capelli di che cosa sono fatti? Sono capelli veri. Capelli veri? Sì, sì, le parrucche sono realizzate come si realizzano le parrucche per gli esseri umani. Sono più piccole, ovviamente, a misura loro. E la caratteristica delle marionette di questa compagnia è quella di interpretare ruoli diversi in diversi spettacoli, quindi la stessa struttura può essere lo stesso volto, può interpretare personaggi diversi a seconda di come è vestita, di come è truccata, della parrucca diversa che ha, eccetera. Queste erano comparse indiane nello spettacolo Pocahontas. Ho capito. E qui sono delle nubiane, delle... Qui sono delle ancelle egizie. La stessa Meris ha provato a fare una dama del Settecento in uno spettacolo. Sì. Cioè, ovviamente truccata in modo diverso, però ha provato a interpretare anche quello. Un giorno le tue sofferenze avranno fine. Il tempo lenirà il dolore che oggi invade l'animo tuo infelice. E più che il tempo... quel dolce sentimento che cancella e annulla ogni passata sventura. L'amore. Che dici? L'amore! Il materiale scenografico della compagnia Colla è tantissimo, c'è un materiale storico che è materiale realizzato da scenografi realizzatori della Scala, per cui materiale che risale alla seconda metà dell'Ottocento, alla prima metà del Novecento, e da quando Eugenio ha ripreso l'attività e ha creato i laboratori interni della compagnia abbiamo allestito un vero e proprio laboratorio di scenografia, per cui le scene dei nuovi allestimenti, questo è un allestimento che ha circa 10 anni, sono realizzate dagli scenografi che hanno lavorato all'interno della compagnia e nella fattispecie da me. E 39, ok, 19, per ogni zona esiste un frontale, un controluce e dei tagli proprio per far emergere il profilo delle marionette, bene, il 23, allora raccomandazione numero 1, dimenticatevi che è uno spettacolo di routine e tutto
tutto al meglio, con la più assoluta calma, tranquillità e lentezza, anche se dovessero esserci incidenti di fili, di questo, di quell'altro. Ricordo a tutti i signori marionettisti che le marionette hanno due fili della gamba, quindi se se ne rompe uno non cominciate a fare trambusto tra le quinte, perché le marionette camminano anche con un solo filo. Raccomando a tutti, per le figure che non sono solisti, quindi le comparse, quando avete l'acuto di mens of ta, non fate un gesto tremolante in questo senso, ma spezzettatelo, perché dia l'impressione della invocazione e non si capisca al terzo tremolio che con i fili si sta agitando qualche cosa. Credo che la loro arte fosse quella di ignorare di essere dei grandi artisti, questa era una cosa fondamentale. Ma c'era questa missione del marionettista. Noi siamo i mass media dell'Ottocento, quindi nei paesini, nelle campagne, nei piccoli centri urbani, noi dobbiamo raccontare la storia d'Italia, la storia dei personaggi italiani, i grandi autori classici, i romanzi popolari sceneggiati, la televisione era di là da venire, no? Quindi I Promessi Sposi, Guerra in Meschino, Il Giro del Mondo in 80 giorni, tutti questi spettacoli erano affidati al repertorio dei marionettisti. In più dobbiamo far conoscere e questo cito da una frase che nostro zio ripeteva di continuo, le celebri arie del marionettista.
Nella Ida c'è sempre qualche cosa che sfugge del meccanismo narrativo, che è abbastanza contorto e complesso, anche un po' implausibile in tanti momenti. C'è sempre un quid di inafferrabile. Questa mattina a me è successa una cosa strana. Mi è sembrato, diciamo per la prima volta, di capire perfettamente la Ida. Perché la predisposizione alla sintesi, che ha in fondo anche il teatro di marionette, spinge la compagnia ed Eugenio Colle in particolare ad andare diritti al senso drammaturgico dell'opera, sfrondando le cose inutili e puntando invece proprio un fascio di luce sul nucleo. Fine è nella tradizione, immagino, no? Dello spettacolo di marionette. Quando si trova a delidersi con il fine tragico del melodramma, come ci si comporta? Con che animo si prendono le forbici e si fa esplodere le forbici metaforiche? Io devo dire che soltanto per tre melodrammi c'è questo gusto del lieto fine. Uno è Il matrimonio segreto del Cimarosa, l'altro è Aida e il terzo è un'opera di cui secondo me questo alleggerisce molto la drammaturgia, che è La forza del destino. Io credo sia il voler dare la zampata, la graffiata del marionettista che dice questo è un teatro in cui tutto è finto ed è bene che ve lo ricordiate poi alla fine, perché siamo stati complici di una magia, perché siamo stati complici di un fascino, perché ci siamo davvero abbandonati superando quarte, quinte, seste pareti e entrando proprio sul palcoscenico delle marionette, che è quello che io sento dai commenti dei bambini e che poi sento guardando le facce degli adulti, perché quando si alzano i siparieti appaiono i fondali, che è carta dipinta, nessuno obietta ma quella è carta dipinta. Secondo me è importante non dimenticare mai che stiamo giocando.
e che questo fascino della meraviglia deve comunque rimanere. In fondo anche il crollo è giocato sulla meraviglia, perché in realtà forse qualche marionettista furbo terminerebbe lì lo spettacolo con la voce del narratore, dice: ed essi fecero crollare il tempio e fuggirono. Invece vivere concretamente questo tipo di emozione credo sia estremamente importante. Osserva gli umori che ricoprono queste pareti. Le pietre ne distillano gran quantità e scende a congiungersi con la polvere del suolo, dando così origine a una potente sostanza portatrice di morte e di distruzione. Al calore della fiamma, da tale mescolanza scaturirà una forza tale che questa cripta ne sarà travolta e per noi si aprirà un varco alla salvezza. Liberi dunque! E felici per sempre. Discosta ora, l'amor ti salverà. La torcia sta per estinguersi. All'ultimo bagliore della sua fiamma è affidata la nostra vita. Crudeli sacerdoti, mirate la volontà dei numi! A me!